Fasano e che oggi diventa un impegno operativo. Anche detto il mio collega di Baiano, si tratta di un compromesso sicuramente, ma quello più. Il processo è stato profondo, a differenza degli anni scorsi, dal mese di settembre c'è stata una petizione firmata da oltre 10.000 cittadini. Sempre la conferenza stampa, cercherò di essere particolarmente breve, poi è stato un lavoro lungo, è stato un lavoro impegnativo, lo è ancora perché la zona traffico territoriale per l'Agostina, che sicuramente anche secondo me è una soluzione. Quello di contingentare a monte il traffico partendo preliminarmente dai mezzi. Grazie a nome personale, ma penso al nome dell'intera costiera amalfitana. Capire che sono fatti ambientali, che abbiamo per meno, le macchine e i pullman, non giustamente ambientale, ma piedi. Sia da parte delle municipalità, sia da parte della Regione Campania, la provincia di Salerno, per cui siamo arrivati ad un risultato veramente eccellente. È chiaro che questo è il punto di partenza per poi arrivare di Salerno qui ad Avanfi, ma sapete la politica è una mediazione e penso questa è la soluzione migliore che abbiamo trovato e che sta succedendo, sono presenti a questa parola qui. Però io costruito su dati concreti, infatti per arrivare a questa proposta insieme agli altri attori istituzionali, raggiungendo anche il collega Giovanni De Simone, sindaco di Vietri, al termine degli interventi io... Diciamo quelli che sono gli attori dell'economia locale presenti sul territorio, quindi sindaci, regioni e province principalmente, e poi ne sono seguiti approfonditamente questo lavoro. Ma c'ha sempre... La costiera amalfitana è uno dei posti più belli della terra ed è opportuno e necessario che esso venga, diciamo, volontà, ripeto, sostanziata da un impegno molto forte. Diciamo così, non intervenire potrebbe seriamente compromettere, voglio dire, le bellezze, le qualità e le potenzialità della costiera. Per la redazione di un piano di gestione della mobilità della costiera. Fino ad oggi il risultato abbiamo ottenuto oggi. Di trovare un altro tavolo, forse ancora più impegnativo di questo, ma conoscendo